Rocco Casalino Meteora, ecco che fine ha fatto. L'ex concorrente del Grande Fratello ha fatto davvero tanta strada in tutti questi anni, 23 per la precisione. Certo, tutti si aspettavano un percorso televisivo o cinematografico, ma così non è stato. Rocco, infatti, ha intrapreso la carriera del giornalismo e della comunicazione, diventando il braccio destro dell'ex premier Giuseppe Conte. Dopo la sua prima esperienza televisiva, ha iniziato a lavorare come opinionista nei salotti televisivi e in alcuni talk show. Tra questi ricordiamo Buona Domenica, dove ha assunto un ruolo di spicco per i suoi racconti litigi con volti noti dello spettacolo. Contemporaneamente ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo, avvicinandosi anche a quello politico militando nell'M5S, dove nel 2014 ha rivestito il ruolo di portavoce della comunicazione. Una volta abbandonata del tutto la carriera televisiva, il grillino ha cominciato ad apparire sempre più spesso al fianco dei politici del movimento pentastellato. Nel periodo intercorso tra il 2018 e il 2021 ha rivestito il ruolo di portavoce e capo dell'ufficio stampa dell'ex premier Giuseppe Conte, sia nel primo che nel secondo governo. Nel 2022 Davide Crippa, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, non gli ha rinnovato il contratto da capo della comunicazione, ma ha continuato a collaborare con il suo gruppo al Senato. Dopo aver rinunciato alla candidatura alle elezioni del 25 settembre 2022, Rocco Casalino ha assunto nuovamente un ruolo centrale in qualità di curatore della campagna elettorale. Attualmente lavora ancora per il M5S, seppur dietro le quinte. Rocco Casalino è nato l'1° grado luglio 1972 a Frankenthal, in Germania, dove ha vissuto fino all'età di 16 anni. Una volta tornato a Ceglie di Messapica, città di origine dei suoi genitori, in provincia di Brindisi, ha conseguito il diploma tecnico commerciale. Successivamente si è laureato in ingegneria elettronica. Poco dopo è arrivata la specializzazione in ingegneria gestionale presso l'Università di Bologna. Nel 2007 è diventato giornalista professionista, iscrivendosi all'albo della Regione Lombardia. Per quanto riguarda la sua vita privata, Casalino ha fatto coming out, dichiarando la sua omosessualità. L'ex geffino è legato sentimentalmente con il giornalista cubano José Carlos Álvarez Águila. I due stanno insieme da 7 anni. Dopo la caduta del governo Conte, l'ex geffino ha scritto e pubblicato un libro autobiografico intitolato Il Portavoce, dove racconta la sua vita e l'esperienza accanto all'ex premier. Alcuni rumors rivelano che dal libro verrà tratto un film. In conclusione, possiamo dire che pur non essendosi più visto né sentito, Rocco Casalino lavora ancora per il Movimento 5 Stelle. Che stia preparando la sua candidatura alle prossime elezioni? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.